Thank you.
vinto. Ha vinto, perché siamo tutti contenti, felici. Ah, allora stiamo dicendo che c'è qualche signora forse che ci aveva un padre. No, non ci aveva un padre. Ah, qualcuno vuole la televisione da spenta, io la voglio accesa. Che cosa volete, accesa o spenta? Medio. Spenta. Ecco, le signore una pausa, non si mette la giacca, non lo faccio io. Io sto coprendo, cioè, ancora non. Allora. Ascoltiamo la seconda parte della chiesa, poi al termine ci sarà una consegna di beneficenze per le pianiste. Allora, le due B rimaste, Brahms, Johannes Brahms, le sette fantasie, opera 116, questa è un'opera eccezionale, si chiama Poppe, e poi di Alban Berg, chi non conosce questo autore, Alban Berg è un autore del Novecento. È un autore che fa parte di una triade tra Alban Berg, Bergman e Schoenberg. Schoenberg soprattutto è stato il fautore della cosiddetta musica dodecafonica, cioè 12 suoni. È stato colui che ha un po' rotto il sistema tonale, cioè nel senso da oggi non vogliono più solo scrivere musica da maggiore e maggiore con l'ordine definito dello schema delle tonalità, ma voglio scrivere musica in altri modi, quindi con 12 suoni stabiliti in certi ordini. Alban Berg invece nell'ultimo periodo ha scritto nel sistema dodecafonico accanto a Berg. Nel primo periodo, come la sonata che andiamo ad ascoltare, fa ancora parte del sistema tonale classico appunto. Alban Berg è un autore poco eseguito, sono contentissima e io ringrazio doppiamente il maestro Di Rigoi. Scusa, ma io non lo devo segnare, eppure ci facciamo tutti i giorni. Ci stiamo ammalando. Dobbiamo spegnere. Sì, ho fatto spegnere. Ma questa scuda va lì, dice proprio la bufera. Sì, ho detto di spegnere la... Thank you.
Thank you.
qualità artistica del pianoforte che abbiamo ascoltato questa sera da parte di una ragazza così giovane. Devo dire che il Conservatorio dell'Aquila ha conservato uno spessore abbastanza importante per la musica classica. Io sono un po' contro il popolo artistico su queste cose qui, perché il Conservatorio si deve studiare l'arte classica, poi nel corso dell'artista fa quello che vuole, quasi fare pianista di piano barra, però le basi sono quelle che sono, appunto. Mariana Pussoni eccezionale, ci ha regalato un concerto incredibilmente memorabile con queste 4 B. Abbiamo fatto il pieno della vita mia questa sera. Io sto